E allora no. La domanda è uguale alla risposta che ho dato prima in conferenza, che non c'è stata nessun diciamo teatrino dietro, è stata una casualità e dopo è stata colta da me al volo perché magari vedendolo in tribuna ho provato a ridirgli se se la sentiva di cominciare da subito e non dal prossimo anno. Quindi è stata precipitosa, insomma, Sì, lì al momento. precipitosa, sì. È stata una situazione che purtroppo dopo la partita di Novara è degenerata e allora mi ha fatto capire che magari era veramente il momento di cambiare senza stare a pensare troppo, ecco. L'unico mio pensiero era di fare i playoff nella miglior condizione possibile. Presente passato, amici, Beh, presente sì, futuro. no, non avevo capito la domanda. Anche quello, sì, perché comunque sia io sto per vivere il quarto playoff e ne ho persi già tre, quindi un pochino qualche domanda me la devo fare, no? Evidentemente devo migliorare nel come affrontare, non io, perché poi alla fine non è che vado in campo, però la società è importante quando poi si fanno determinate cose e se se ne perdono tre, evidentemente la società deve migliorare e io ci voglio arrivare nella condizione mentale, diciamo, migliore possibile e noi, credetemi, non l'avevamo. Noi avevamo una mentalità già di quelli che partivano sconfitti. E non solo noi, purtroppo avevamo anche condizionato l'ambiente, perché tante volte si parla dell'ambiente che ci deve aiutare. Io per primo dico questa cosa, però è anche vero che noi dobbiamo aiutare l'ambiente, perché è la squadra, è la società che trascina i tifosi e dopo di conseguenza il tifo si infiamma, si incendia e noi facevamo tutto per spengerlo, no? Per accenderlo, quindi non era più accettabile da parte mia. E poi comunque ragazzi, c'è anche il campo. Quindi io purtroppo vedevo anche il gioco che non c'era più, perché vedevo giocatori smarriti in campo, smarriti anche nel non saper più che cosa fare, quindi questa è una cosa che non potevo più accettare. Da noi è stato aspettato.